Miei prodi camminatori, ho testato per voi durante il cammino dei briganti ben tre aziende di cibo liofilizzato. Sì, ho mangiato solo cibo liofilizzato per 3 giorni e sono ancora vivo. Ed è arrivato il momento di tirare le somme. La prima azienda che ho provato è la Track and Eat, che fa parte del Katidin Group, un'azienda che opera in vari settori. Devo dire che hanno una vasta scelta, non solo in cibi liofilizzati da trekking, ma anche in scatolette d'emergenza da avere in bunker, non lo so, contro l'apocalisse. Hanno barrette d'emergenza, vendono addirittura degli accessori molto carini, tipo questo portaspezie minuscolo. Dai, sono divertenti. Ho provato due pasti liofilizzati di questa azienda, vediamo com'è andata. Il primo test sarà sul Track and Eat, è un'azienda famosissima, me l'hanno fatto conoscere due ragazzi del Belgio mentre facevo il GR20, è anche la più costosa ed è anche la più pesante, questo è il motivo per cui me la voglio levare il prima possibile dallo zaino, quindi oggi proverò tutti e due il Track and Eat. Qui abbiamo del manzo stroganoff con riso, non ho idea di che cosa sia un manzo stroganoff, ma lo scopriremo presto. Adesso vai con i preparativi. Bastano 350-400 ml di acqua da aggiungere. Lo aggiungi, immersi nella busta, aspetti 10 minuti ed è pronto. Vediamo. No. Questa è la consistenza. Eccola qui. È arrivato il momento di assaggiare questo manzo stroganoff, come si chiama lui? Devo dire, pensavo peggio. Le spezie sono buone. Il riso è cotto, c'è sta una caterva de prezzemolo. Non è malvagio, pensavo molto peggio. Allora, abbiamo un pollo con riso al curry, 200 grammi addirittura, e l'acqua bolle. Questo è l'interno, ora verso e vediamo. Proviamo questo pollo al curry, ho paurissima ragazzi, è uno dei miei piatti preferiti. L'odore non è dei migliori, ve lo dico. Non si è sciolto tutto bene, vabbè, assaggiamo. Questo è l'aspetto. Sicuramente ci voleva un po' più di acqua, quindi errore mio. Ma non sa né di pollo né di curry, quindi non so cosa sto mangiando. No, no, bocciato proprio. Madonna mia. Allora, sono molto bravi nel packaging, il sapore non è male, ma secondo me c'hanno solo un problema, è che i pasti sono preparati da dei tedeschi e si sente. Ovviamente è una questione di gusti, i pasti non sono male, devono solo bilanciare un po' meglio la sapidità, alcuni sapori. I prezzi purtroppo sono un po' altini, secondo me. Passiamo alla Tactical Food Pack, è una delle aziende più famose sul web, cioè è una delle prime che ti appare su Amazon, ho visto spot su Instagram, insomma, sono conosciuti. L'aspetto è accattivante, loro ci tengono a far sapere che sono cibi preparati per le forze speciali, insomma, tutto bellissimo, ma mo andiamo alla sostanza, proviamoli. Tactical Food Pack, azienda estone, vediamo come cucinano gli estoni. E inizierei subito con una colazione di avena e mela. Ma devo dire che l'interno è un po' più carino. Ah, in questa azienda bisogna togliergli la bustina che toglie l'umidità. Allora, la consistenza è questa. È una pappetta calda. Assaggiamo. Più che altro è callappa, allappa parecchio, cioè proprio si attacca all'esofago. Siamo un tactical food per il momento, cioè gli do un 5, ma vuoi mettere un cappuccino, un cornetto, due uova fritte, mela e avena. Eccomi, scusate la luce bassa, ma ho fatto un po' tardi oggi. Assaggiamo questa zuppa di carne. Allora, zupposa e zupposa. Faccio vedere quanto è zupposa. Vabbè, gli estoni sulle zuppe dovrebbero essere bravi. C'è un sacco di paprika, non lo so cosa sia. Però
Devo dire, non è male. Forse questa di questa azienda è la migliore per il momento che sto assaggiando. Approvata, gli do un 7, dai. Rice pudding. Eccolo qui. Si presenta così. Una pappetta, ve lo faccio vedere. Proviamolo, va. Non ci siamo. Cioè, le colazioni fanno veramente cagare. Sicuramente è meglio dell'avena con la mela, ma siamo ancora lontani da una colazione decente. Cioè, meglio qualcosa di secco a sto punto, sono più contento. È arrivato il momento degli spaghetti alla bolognese e vediamo un po' come va con questi. Sarà divertente. Eccoli qui. Dovrebbe essere tipo un sugo alla bolognese, volevano dire magari. Estonia si dice sugo alla bolognese, non spaghetti, non sono gli spaghetti alla bolognese, è il sugo alla bolognese. Non ci siamo proprio, ragazzi. È una bolognese fatta male, manca di sale prima di tutto. C'ha quel retrogusto di, non so, che è un po' comune in tutte le cose che ho mangiato dalla food pack. C'ha più o meno lo stesso retrogusto, c'era qualcosa che gli mettono. Darei un voto, gli darei un 5. Tactical Food Pack, NCSP, non ci siamo proprio. Allora, l'avena e il pudding erano terribili, cioè non sono riuscito a mangiarli, e credetemi, io sono uno che riesce a mangiare qualsiasi cosa. Per non parlare degli spaghetti alla bolognese. L'unica che salvo era la zuppa di carne. Ora, dico io, siete estoni, ma che cosa vi mettete a fare la pasta? Ma fate le cose vostre, fate la zuppa vi viene bene, fate quello. L'ultima azienda è Tiberino. Allora, qui parliamo di un'azienda centenaria che nasce dalla bottega di Nicola Tiberino a Bari Vecchia. Ok, ora voi direte, vabbè, mo è della tua terra, quindi ne parlerai bene. Invece no, vi assicuro che io li ho testati per la prima volta con una certa oggettività. Vediamo. Oggi, visto che è il 25 aprile, mangiamoci qualcosa di italiano. E abbiamo l'azienda Tiberino 1888, spaghetti alla puttanesca con capperi e olive. Sono di Bari, madò, questo del paese mio, cioè, mi dovete salvare la giornata oggi, Tiberino. Almeno voi, vi prego, fatemi mangiare qualcosa di buono. Stamattina ho fatto colazione con una roba, madò, era una roba terribile. L'ho buttato la metà. Allora, devo dire, la consistenza è buona. Sembra un sugo fatto al momento. Assaggiamo questi spaghetti, va. Cottura al dente. Oh, è buono. È veramente buona. Grazie. Bravo Tiberino. Questo sì che è un cazzo di cibo da mangiare in escursione. Ragazzi, c'è poco da fare, ma Tiberino vince a mani basse. E tra l'altro è anche quella che ha i prezzi più bassi delle tre che ho nominato. L'ho scoperta grazie al negozio Campobase di Roma, che ringrazio. Allora, il gusto era assolutamente bilanciato. La pasta era al dente. Cioè, sono comunque dei pasti liofilizzati, ok, ma sono fatti con cognizione di causa. Ora, non era disponibile quando li ho presi io, però vorrei provare anche i loro spaghetti alla bolognese, così posso fare il confronto. Tiberino, però mo ti devo chiedere una cortesia, una cosa personale. Cioè, non è che mi puoi liofilizzare due orecchiette con le cime di rapa, un patate risse e cozze, dai, secondo me ce la puoi fare.